O si trovano 30 milioni di euro per finanziare il trasporto pubblico su gomma fino alla fine del 2013, oppure da agosto in poi la Regione Calabria potrà sostenere solo il 50% del servizio. L'assessore ai trasporti della Giunta Scopelliti, Luigi Fedele, è stato chiaro e le aziende del settore sono già in subbuglio. La possibilità che i calabresi rimangano a piedi non è lontana. Noi abbiamo raccolto le impressioni di Guerino Preite, rappresentante legale della Preite SRL. Oltre il 50% vuol dire oltre il 50% dei corrispettivi che la regione paga per i servizi che noi facciamo. Chiaramente, seppure si dovesse procedere ad un taglio del 50% dei servizi, la situazione sarebbe comunque insostenibile per via che il taglio netto del 50% non corrisponde a un taglio dei costi del 50%, anche licenziando il personale. Licenziamenti, fallimenti e annientamento del settore per Preite, questo lo scenario ipotizzabile da agosto. Il governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti ha già annunciato che la sua giunta non sarà a guardare, ma gli imprenditori chiedono decisioni nette. La scelta a questo punto è una scelta politica. Il nostro datore di lavoro, che è Regione Calabria, vuole optare per la messa in liquidazione di queste aziende oppure sostenerle in maniera tale da garantire servizi di qualità e di livello. Ecco. Amaro il commento finale del rappresentante legale dell'azienda Abruzia. A fronte di tanti investimenti, soprattutto sul Tirreno Cosentino, che adesso potrebbero finire in fumo. Abbiamo sostituito 50 autobus prendendo il meglio che c'è sul mercato, a contratti di secondo livello che peraltro sono poi scaduti e non siamo in grado di rinnovare perché purtroppo non ci sono i fondi per poterlo fare e abbiamo avuto un crescente nel numero dei viaggiatori. Riteniamo di aver fatto forse troppo bene il nostro lavoro.